Grazie. L'entusiasmo e la passione di Pippo Pizzino che mi hanno portato qui, molti di voi la conoscono, quelli che non la conoscono non la vedono, perché lui è un personaggio che ha creato lavoro ed è emblematico perché egli rappresenta in realtà le donne e gli uomini della nostra terra, cioè in senso onnicomprensivo, cioè tutti coloro i quali non sono stati con le mani in mano in 3.000 anni della nostra civiltà, ma hanno creato quello che lui dice, il lavoro, e che in realtà è la nostra storia. Ebbene, io mi sono appassionato a questo lavoro, seppure possa apparire di carattere tecnico, e quelle poche parole che io ho scritto ho voluto dare un taglio di carattere storico, anche perché noi non dobbiamo mai dimenticare che se la nostra terra ha 3.000 anni di civiltà, nell'euro moderno lo dobbiamo a tre carte costituzionali: quella inglese, cosiddetta inglese del 1812, quella della rivoluzione del 1848 che durò un anno e quattro mesi, e l'ultima, lo statuto autonomista che fruttò la guerra di indipendenza poi assorbita dallo Stato italiano nel 1943-46. Questi sono i documenti fondamentali della nostra storia, ai quali bisogna rifarsi. È vero, il libro non parla di moneta, eppure c'è un termine grano, che era la moneta che usavano, che si usava in Sicilia durante il periodo aragonese, ma ancora di più, quando c'era la convertibilità, come voi sapete, o alcuni, o la maggior parte di voi sanno, quando c'era la convertibilità aurea, noi in Sicilia, sin dal periodo musulmano, perché la Sicilia fu indipendente durante il periodo musulmano, avemmo l'emirato che coniava il dinar, ma soprattutto il tarì, che era un quarto di dinar, cioè una moneta d'oro di un grammo. Era talmente diffusa che le repubbliche marinare la copiavano e la riconiavano. Ebbene, nei libri di storia dell'Italia continentale noi vediamo che questa notizia che le repubbliche marinare coniavano il dinar siciliano è riportata in un'altra maniera, cioè dire: sono le repubbliche marinare, quattro repubbliche marinare che abbiamo nello stemma della nostra marina militare nazionale, le quali diffusero la moneta d'oro e d'argento. In realtà noi in Sicilia siamo stati i primi, con la zecca di Messina e con la zecca di Palermo, a coniare la moneta d'oro, che poi riprese i normanni. Addirittura i normanni, come voi sapete, le prime monete le coniavano in caratteri cufici, poi in caratteri greci e poi in caratteri latini. Tutto questo per dire che dietro quel lavoro, che sembra tecnico, che sembra arido, come dice lui, freddo, c'è dietro la grande passione del popolo siciliano. E personalmente, da scrittore di storie proveniente da una città come Catania, che fu insieme a Palermo, noi per 100 anni, dicevo stasera un amico palermitano, loro da sempre capitale del regno, queste due città furono, sono sempre state capitale del regno di Sicilia, anche Messina, perché Dio, anche Messina, anche se Messina poi venne punita dopo la rivolta del 1600, quella lì naturalmente, ma voglio dire che la nostra storia in realtà non la fanno le città, la fanno le piccole comunità, la fanno i borghi, la fanno i paesi, la fanno i paesi di mare, la fanno i paesi di montagna, di collina, perché se ci riportiamo agli ultimi anni del periodo indipendentista, l'esercito contrario dell'indipendenza della Sicilia si riunì a Cesarò e si riunì nelle montagne, quindi insomma non era in città, seppure nelle città c'era il movimento che poi portò dal Vescovo. Tutto questo per dire che dietro, come dicevo prima, c'è una storia. Ebbene, il grano è il simbolo della nostra terra, ce l'abbiamo qui insieme al cotone per un motivo particolare che, se vuole, Pizzino spiegherà, ma la coltivazione del cotone c'è sempre stata, anche il cotone ce l'hanno portato gli arabi, seppure il grano l'abbiamo sempre avuto. Ebbene, il mondo del lavoro oggi si deve ricombattere, perché è perduto, come tutti sappiamo. Ripeto, da scrittore di storie e anche, come diceva il collega, da facendo parte dell'ordine dei giornalisti, dice: ognuno racconterà la nostra storia. Noi non possiamo raccontare la nostra storia, perché la nostra storia ce la sintetizzerà lui con dei numeri dolorosi, per quello che sappiamo. Però avendo vicino una persona come Righighi, che rappresenta l'autotrasporto, e cioè una parte preponderante, noi senza il trasporto su gomma nemmeno mangeremmo. E Mariano Ferro, che rappresenta l'agricoltura, cioè l'altra parte della nostra terra che ci sostenta, con la quale potremmo vivere in maniera autonoma, sono particolarmente lieto di avere queste due figure accanto a me, che sintetizzano quella che è la nostra storia. Il terziario sarebbe la cosiddetta borghesia,
senza della quale tutti piano piano facciamo parte, ma forse che è stata anche la nostra rovina, perché la nostra storia ci dice che aristocrazia e popolo sono stati la colonna portante della Sicilia. Bene, la Sicilia ha la forma di un cuore e forse di là da tutte quelle che sono state le nostre divisioni, questo noi dovremmo essere. Per cui l'auspicio di questa giornata è che il mare che abbiamo di fronte ci porti quell'aurora che abbiamo sempre cercato da 3.000 anni, sogniamo nei nostri cuori la luce che ogni giorno ci fa dire grazie di vivere. Grazie a tutti.